Salve! Un po' la mia voce è presto di mattina, vabbè, non è tanto presto, sono le 7:25. Buongiorno, guarda chi si rivede e dove? Mi rivedi. Allora, come hai visto già nel titolo, questo è un video per il mio Tagesblock italiano livello intermedio, due o tre parole in tedesco. Das ist ein Video für Mittelstufe Fortgeschrittene, weshalb ich jetzt viel Italienisch sprechen werde. Solltest du Anfänger sein. Das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt schwierig, das verfolgen zu können. Das Thema an sich, wenn du Anfänger bist, ist auch noch nicht für dich sozusagen, für dein Level gemacht, perché è avanzato, weil es fortgeschritten ist. Das heißt, das könnt ihr zum Beispiel dann ein Ziel sein, ja, dass du sagst, dieses Video möchte ich dann in ein paar Wochen, Monaten verstehen können. Dann darfst du erstmal meine ganzen anderen 150 Videos angucken. Okay, buon divertimento. Allora, questo video normalmente sul mio Tagesblock, il blog quotidiano übrigens, ja, ich sage mal Tagesblock, perché? Allora vi spiego una cosa, perché io sono italo-tedesco. Mio padre è italiano, mia madre è tedesca, poi ci sono alcune parole, quelle tipiche tedesche, che tipo Waldsterben e Gemütlichkeit, no? E ogni tanto io uso queste parole tedesche anche quando parlo in italiano con mio figlio, perché siamo in Germania e si usa di più, o diciamo è una parola un po' tedesca, no? Che non è difficile da tradurre in italiano. Cioè, il Tagesblock non è una di quelle parole difficili da tradurre, ma non lo so, mi sono abituato, mi ci sono abituato, ich habe mich daran gewöhnt, però c'è anche una parola italiana, il blog quotidiano, con un saluto speciale a uno dei miei studenti qua su YouTube che mi avevano chiesto: ma Michele, ma su Tagesblog non avete una parola italiana? Ecco, te la servo, sul vasoio d'oro, auf dem Goldtablett, serviert dir das, il blog quotidiano. Va bene, normalmente, quando faccio un blog quotidiano, un Tagesblog su questa playlist, parlo di un tema e c'è solo un video su questo tema, l'ultimo tema, la parola C, è talmente importante, devastante, difficile, sfidante, interessante, che ho deciso di farne due video. Vedi, anche la parola ne dovrò ancora fare uno o due video, eh? Scrivetemi se vi siete interessati, anche in italiano, no? Però è talmente importante questa parola che vale la pena farne un secondo video, ma questo non è il vero motivo per a dire la verità. È che ho dimenticato. Perché mi ripeto ogni tanto? Te l'avevo già detto, è un po' presto di mattina. Senti, ti piace questa vista, questo panorama? Per te, solo per te, con un regalino per te. Casomai tu stessi guardando questo video adesso, in inverno, se è inverno in questo momento, quindi magari ti puoi fare una scappata al mare, nel Gargano, al caldo, perché oggi saranno 38 gradi qua. Ok, allora, no, il problema, il vero motivo per cui faccio questo secondo video sulla parola C. Vedi, l'esercizio sarà abbastanza corto, no? Ma come già sai, io sempre colgo l'occasione nel mio Tagesblock, blog
quotidiano per livello intermedio di parlare in italiano come richiesto da te o da voi, in questo senso devo dire voi, in questo caso devo dire voi, perché in tanti mi avete chiesto di parlare, di fare un formato in cui parlo soltanto l'italiano. Anche se non dico niente, anche se non ci so, c'è nessun messaggio importante, io dico sempre l'aria fritta, no? Perché cioè, si parla, l'aria viene fritta, però alla fine senza nessun, diciamo, nessun messaggio importante. Ok, allora, avevo dimenticato qualcosina, una cosa molto importante, colloquiale, umgangssprachlich. Quando si usa la parola C in italiano, ma prima di fare questo esercizio ti racconto una piccola storiella. Questa storiella mi è venuta in mente ieri spontaneamente, perché io sto qua nel Gargano, e qui nel Gargano, che è, diciamo, è al sud, un po' isolato, non c'è una città grande vicino, non c'è tanta industria, quindi siamo in campagna, e tu normalmente non ti aspetteresti di trovare uno dei migliori ristoranti d'Italia, una delle migliori pasticcerie in Italia o uno dei migliori panifici in Italia, eh? Perché tu dici vabbè, Milano, Roma, nei centri, no? No, ma questo bisogna sapere, per chi è interessato non soltanto alla lingua italiana, ma anche alla cultura e anche alla cucina italiana, come la vedono gli italiani, quello di il tema di mangiare, di uscire per mangiare, quindi mangiare fuori al ristorante. Allora, come mai? Non ti sei mai chiesto come mai? Perché magari ti è già capitato una volta, sisto? Vedi? Sto parlando nella forma di tu, non voi. Che tu hai mangiato molto molto bene, ma proprio in periferia, in un ristorante, trattoria, magari in foresta, no? A me è capitato, non solo una volta, però tante volte. Per esempio, una volta sono stato in Piemonte, e per un corso, e il mio cliente mi aveva portato in un ristorante, ho detto dai, andiamo lì che si mangia benissimo, dalla famiglia, si spende poco, e abbiamo attraversato una foresta per quasi 20 minuti, e se non avessi conosciuto quel cliente, e se lui, questo cliente, non fosse stato tedesco, magari avrei pensato ma dove mi porta adesso, dal lupo che mangia il cappuccetto rosso. Allora, non ti sei mai chiesto come mai in Italia si trovano dei ristoranti, delle trattorie buonissime, ma veramente spettacolari, in mezza periferia, ma proprio dove non c'è niente, e lì. E come mai questi ristoranti, questi locali riescono a sopravvivere? Quindi c'è un semplice motivo, e questo è, diciamo, rispecchia un po' la mentalità italiana riguardo alla cucina, al cibo, alla nutrizione. Gli italiani sono disposti a fare chilometri, chilometri, anche una quarantina, una cinquantina di chilometri, quarantina, cinquantina, ungefähr 40, ungefähr 50. Smetti di parlare in tedesco, Michele. Allora, quindi, gli italiani, sì, sono disposti a fare 40-50 chilometri in macchina, a viaggiare, per andare ad un posto dove si mangia bene. Quindi, diciamo, io, anche voi tedeschi, sì, ci tenete molto alla cucina, eccetera eccetera, e ci saranno anche dei tedeschi che sono disposti a fare 30, 40, 50 chilometri per mangiare bene, ma in generale questo rispecchia un po' la cultura, la mentalità italiana. Gli italiani per sé non hanno nessun problema per fare un viaggio di
40 minuti addirittura, in un, nel caso estremo, per mangiare bene. E per questo motivo, qua nel Gargano, che è un po' isolato, allora è lì, devo dire, nel Gargano si trova a Peschici uno dei migliori ristoranti più creativi d'Italia, con uno dei migliori chef italiani, pugliese, che coincidenza, oppure a Vico, e che si trova un po' in montagna, nel Gargano, c'è una pasticceria, ma spettacolare, una, secondo me, delle migliori in tutta l'Italia, e viene sempre, anche regolarmente, quasi ogni anno viene premiata questa pasticceria. Si chiama Pizzicato, Pizzicato è una bella parola, perché pizzicare è le zanzare che ti pizzicano, che ti pizzicano, Stechen, ma pizzicare anche fare il cane di lungipi, no, reinbeißen, mordere, un po' morsicare, pizzicare, e quindi Pizzicato è il nome di questa pasticceria, perché ti viene la voglia di pizzicare, di mangiare una pasta, cioè una pasta, non so, fanno per esempio le granite fatte in casa, tutta roba che offrono loro di verdura, per esempio le granite, le spremute, è tutta frutta ecologica, biologica, poi la pasticceria è favolosa, fa paura, fa paura, una bella espressione per dire macht Angst, ist der Wahnsinn, fa paura, e quindi questa pasticceria in mezzo alla montagna è sempre piena, perché c'è gente che viene proprio da 50 km per comprare, non so, 5-6 paste, su Süßspeisen, farsi un caffè, o magari comprare una torta, vedete? Questo è il motivo per cui io dico sempre, ovunque tu vada in Italia, qualsiasi paesino piccolino, ok? Normalmente si trova sempre almeno un buon locale per mangiare bene, perché questi locali non soltanto vivono dai clienti del paese, dei dintorni più vicini, ma anche praticamente da gente di tutta l'Italia, perché se è veramente un buon ristorante, veramente spettacolare, allora gli italiani ci vanno lì per un weekend, no? Fanno pure, diciamo, una piccola vacanza, tanto per mangiare bene. No, questo è un po' esagerato, però per farti vedere, per farti capire come ci teniamo noi alla cucina, che noi italiani facciamo tanti sacrifici, sacrificare, es opfern, sacrifici per mangiare bene. Ok, allora, il tema C, ma... Spero che tu abbia già visto il primo video, quindi adesso vorrei aggiungere C. Diciamo la parola C, das Wort C, nicht C allein, ich blende es dir jetzt mal ein, siehst du das? Cello. Cello ist die einfache, ist die umgangssprachliche Form für O. Das heißt also, wenn du auf Italienisch sagst, ich habe, du hast, habt ihr, wir haben. Dann sagst du OIA, so hast du es gelernt. Aber eigentlich umgangssprachlich, kolloquiale, ist Cello. Ich hab's. Ja, ich hab's da. Hai mai, forse hai mai. Hai mai sentito questa parola, questa espressione? O forse l'avrai già sentita e ti sei chiesta. Siehst du, jetzt habe ich zuerst die Frau angesprochen, e ti sei chiesta come mai? Ce l'ho, ce l'hai, ce l'abbiamo, ce l'ho. Che cosa significa? Adesso lo sai, ecco la soluzione. Ce l'ho è un sinonimo per ho. Adesso ce l'ho
ist ein Synonym, ist dieselbe Bedeutung mehr oder weniger wie o, also ich habe, aber im Sinne von ich hab's da. Also der Klassiker ist zum Beispiel, queste parole, due, tre frasi le devo dire in tedesco, perché è importante che tu capisca. Der Klassiker ist, ihr sucht, ihr geht aus, ja, und dann sucht jemand den Schlüssel so, und da, wo ist der Schlüssel, und dann willst du so, ich hab ihn. Und dann könntest du sagen, oh, oh io, oder lo o, ich habe ihn. Aber eigentlich dieses ich hab's bei mir, ja, ist immer ce lo, ce lo, ce lo. Oder auch die Italiener sagen auch ciò, ciò. Aber dieses ciò ist dann in einem bisschen anderen Kontext, da komme ich gleich. Allora, ce lo heißt ich hab's. Ja? Allora, come dici in italiano, habt ihr's? Habt ihr's da oder so? A proposito, io dopo mi faccio una bella nuotata fino al molo. Fino al molo, ti faccio vedere dopo, alla fine di questo video. Michele, ma scusa, ero immerso nel tema della parola ci, ce l'ho, ce l'hai, eh? E mi hai fatto una domanda, come si dice, habt ihr's? E adesso mi distrai, con la tua nuotata del cavolo fino al molo. E che cavolo mi interessa? Non mi interessa. Ok, allora, wie sagst du dann, habt ihr es da? Immer c'è, ce l'avete. So, warum c'è? Jetzt wirst du dich fragen, es geht doch um das Wort ci. Also das mal, wenn du c'è, me, te siehst, das ist immer so eine Abwandlung von den Wörtern, diesen Pronomen mit i, also mi, ti, ci. Und du sagst c'è lo, weil dieses c'è wird, also das ci wird zu einem c'è, weil danach ein lo kommt. Das ci wird zu einem c'è, weil danach ein lo kommt. Io spengo la TV. Ich schalte den Fernseher aus. Diesen Film, der ist mir zu kompliziert. Also nochmal. Ja, mi dispiace. Jetzt versuche ich es nochmal. Also, normalerweise sagst du ci für dort, ja, wie wir das Wort gelernt haben. Ab und zu ändert sich das in c'è, wenn danach ein, wie zum Beispiel ce ne andiamo. Du hai livello intermedio, avrai sentito parlare già di questa costruzione, me ne vado, te ne vai, und dann ce ne andiamo. Quindi questo ci diventa un c'è se dopo viene un pronome, wenn danach ein Pronomen kommt. Also ce l'ho, ich hab's da, habt ihr's da, ce l'avete, und wie sagst du, er hat's? Ce l'ha, ne? Und er hat's nicht, oder sie hat's nicht, non ce l'ha. Hast du es nicht? Hast du es nicht? Non ce l'hai. Das geht's. Also mach mal die ganze Konjugation durch. Ce l'ho, ce l'hai, ce l'ha. Ce l'abbiamo, ce l'avete, ce l'hanno. Prego. Ich höre zu, mi sto godendo. Il sole, il mare. Allora, ce l'ho, ce l'hai, ce l'ha, ce l'abbiamo, ce l'avete, ce l'hanno. Ok, dann gibt's... devo aggiungere qualcosa, questo ce l'ho, ce l'hai. Non usare mai nel passato prossimo, also niemals in für die Vergangenheitsform verwenden, also nicht ce l'ho mangiato. Da sagst du immer ho mangiato, also dieses ce l'ho, ce l'hai ist nur in der Gegenwart, ja. Mehr oder weniger jetzt hat für dich ganz wichtig, um zu sagen, hast du es da. Es wird nicht verwendet, um die Passato Prossimo zu bilden. Da sagt man ganz normal O, I, A. Und dann gibt es, was ich vorhin erwähnt habe, che ho menzionato prima all'inizio, c'è anche la variante ciò. Quindi c'è, siehst du, c'è apostrof O. Anche questo non è, diciamo, una lingua molto ufficiale, è colloquiale, però tanti italiani lo usano, non c'ho tempo, non c'ho tempo, non ho tempo, c'hai tempo? Quindi questo ogni tanto, mio zio per esempio, c'è uno mio zio che ci tiene molto alla lingua pura e lui storce il naso, rümpft die Nase, storce il naso ogni tanto, wenn er dann sowas ce l'ho hört oder c'hai, perché questo ce l'ho, c'hai, ciò, c'abbiamo,
è molto colloquiale, però non è sbagliato. Eh? This is kein Fehler. E si usa. È così che la gente parla, in questo modo. Quindi, ciò, c'hai, c'ha, c'abbiamo, c'avete, c'hanno. Sarebbe una forma un po' alternativa di ce l'ho. Allora, wie sagst du, hast du's da? Ce l'hai, aber wie sagst du, hast du's verstanden? Hai capito, hai capito. Und da nicht ce l'ho. Und wie sagst du dann nochmal, habt ihr's? Ce l'avete? Na, wir haben's da. Ce l'abbiamo, aber wir haben verstanden. Abbiamo capito. Ok, adesso ti faccio vedere. Vediamo se ci riesco. Ti faccio vedere dove andrò a nuotare, vedi? Vediamo se si vede perché qua, ecco. Qua c'è il molo. Qua comincio. Guarda, il mare è molto molto calmo oggi, così come mi piace a me. Vedi? La distanza ti interessa? Un chilometro e mezzo, mi sa. Sì, circa. Allora, adesso faccio il tuffo perché... Jetzt hoffe ich, habt ihr alles gehört, weil mein Mikrofon runtergefallen ist. Allora, io adesso devo finire. Mi devo tuffare perché comincia a fare caldo, come detto, la temperatura massima di oggi saranno 38 gradi. Adesso abbiamo già quasi 30 gradi, la gente che sta andando al mare, mettendo gli ombrelloni, facendo una passeggiata. Ah, ti piace questa costruzione del gerundio? Non ha niente a che fare con questo video, però tanto per ripetere, il gerundio. Sì, e c'è già chi prende il sole perché questo in Italia del Sud si dice il sole della mattina ti fa abbronzare, eh? Das lässt dich bräunen. Il sole di mezzogiorno ti fa bruciare, eh? Das verbrennt dich, eh? Non, quindi qua a partire dalle 12, ab 12 Uhr, a partire non c'è poca gente, non molta, c'è poca gente. E il sole di pomeriggio... Non fa niente, non ti abbronza, non ti brucia e diciamo e niente. Ok, va bene, allora un saluto dal Gargano e scrivimi se hai una domanda. Ciao ciao e spero che adesso il tema del C, della parola C, sia chiarito. Ich hoffe, das Thema mit C ist jetzt einigermaßen geklärt. Spero, spero, ci spero. Ci spero tanto. Ok, ciao ciao. Oppure, e poi, perché tanti, in tanti, basta che si, uno delle migliori, però uno degli esempi più, diciamo, Allora, è perché tu magari sei abituato dalla Germania, diciamo, o diciamo in altre parole, perché i tedeschi... E che noi...